tanto che aspetti? Non importa. Bene, andiamo. Dove si va? C'è una corsa vicino alla spiaggia. Non sei l'unico volto nuovo. Pensavo che volessi testare come te la cavi. Gira a sinistra qui. Quindi questa corsa servirebbe a farmi un nome? Senza non vai da nessuna parte. Vuoi spendere i soldi dello showdown in pezzi di ricambio o partecipare a nuove corse? Allora la gente deve sapere chi sei. E il modo migliore per farlo è gareggiare di notte. Ci sarà, Lucas? Sarà con la testa china su un cofano. Ha perso il suo smalto anni fa. Cazzo, Rivera! Pensi di poter organizzare una corsa senza che io lo sappia? L'idea era quella, Kenny! Beh, ora sono qui! E questi novellini tremeranno a sentire il nome degli Speed Boys! Non pensi sia un po' da sfigati imbucarti in corse dove non sei invitato? Se giri per queste strade, sei automaticamente un bersaglio. Hai capito o te lo rispiego? Ma ce l'ha con me! Ce l'ho proprio con te! Sono il number one da queste parti, perciò stammi a sentire! Ha detto number one? Fai quello che ti pare, ma per favore, battilo. Ti prego. Gira a destra, ci siamo quasi. C'è altro che devo sapere. Finisci la corsa e parliamo. Ti voglio filmare mentre guidiamo. Fai una bella ripresa del mio posteriore! Sparisci, Kenny! Su, forza! Mandiamogli i motori in fumo! Fuori dai piedi! Se vuoi derapare, prova a schiacciare l'acceleratore appena prendi una curva. Corro troppo? Scusa. Niente male. Ah, che peccato, per un pelo. Ho inquadrature fantastiche della tua gara. Non vedo l'ora di postarle. Ehi, guarda là. Quale preferisci? Tutte. Avranno voglia di una corsa? Figurati. Ne devi fare di strada per correre con loro. Loro? La League. Sono in giro da anni. Lo showdown riempie la città di piloti. E loro vanno a cercare chi ha talento. Se ti accettano nella Liga hai accesso a tutto. Automobili, gare, ricambi. Ti chiedi perché siamo qui ogni sera? Per questo. Dicono che Lucas ci abbia rinunciato all'ultimo momento. Tipico di lui.
A tutte le unità segnalate. Gara clandestina in corso. I sospetti si muovevano ad alta velocità presso Westside. Merda. Muoviamoci prima che arrivino gli sbirri. Ti mando alcuni posti dove tenere un profilo basso finché le acque non si calmano. Io vado verso Eden Shores per sistemare il video delle tue imprese. Peccato. Mi stavo divertendo. Puoi continuare la corsa se vuoi. La scelta è tua. Ricorda però, se ti metti nei guai, non farti prendere. Rovina un po' tutta la storia del farsi un nome. Prima notte stai andando forte. Mi sorprendi. Ho sentito alla radio che c'è un inseguimento in corso. Non sarei mica... Eh sì, poi parliamo. Siamo fianco a fianco! Ti devi togliere dalla strada. Ricordi quegli indirizzi che ti ho passato? Raggiungine uno. Andando alla cieca, fine dell'inseguimento. Centrale.
Non male come prima notte. Ne hai molte altre davanti a te. Cinque minuti ci hanno già visto in centinaia. Sì? Guarda che c'è. Oh, ciao. Mia sorella ti sta facendo fare un giro, eh? Diciamo così. Se per te correre significa finire con le manette ai polsi, beh, con lei sei in buone mani. Ricordami chi di noi è finito dentro per davvero. Io ho imparato la lezione. Hai imparato solo a essere noioso. Una volta che perdi la tua crew, capisci che è ora di mollare. O tornare al college. Beh, io no. E quanto alla crew? Non era all'altezza. Ma forse ho trovato chi lo è. Nonno, questo è quello che credi tu. Dalle storie che sento, gli sbirri non scherzano più. Mira la caglia e sta caliente. Su tutto degli sbirri. Papà mi ha fatto il discorsetto. Beh, dagli retta, mia. Sì? Come te? Calmate, calmate. Dove dormi? Ottima domanda. Ti va un garage? Sì. Si fermano in molti. Sicuri? Trova un divano libero ed è tuo. Sì, vai!